Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Infraspace ed è un gioco in Early Access in uscita il 15 di ottobre. Al momento lo sto giocando come al solito in anticipo, quindi non so dirvi ancora il prezzo. Il gioco resterà almeno in Early Access per 6 mesi, ma al momento è già ampiamente giocabile. Ci sono già 61 edifici. Ci sono già 34 tecnologie, 4 tipi di strade con 6 varianti, statistiche, distretti, simulazione del traffico su strada. E che cos'è questo gioco? È una simulazione di City Builder su Marte, insomma nello spazio, su un altro pianeta, su un pianeta che non è la Terra. Possiamo iniziare a livello facile, difficoltà trasporti media, iniziamo la partita, vi faccio vedere un pochino come comincia, com'è. Poi sarà sicuramente da tenere d'occhio perché ci sono delle cose che non mi convincono, ma cose banali, quindi non fatevi convincere, non fatevi traviare subito da questo mio parere. Stiamo seguendo un tutorial che ci spiega come fare e praticamente quello che dobbiamo fare è costruire, iniziare a costruire in cemento. Un cemento che è l'unità di misura, insomma, che usiamo adesso. Dobbiamo costruire le prime miniere e vedete che abbiamo un menu abbastanza ampio sotto dove possiamo andare a mettere la miniera di zolfo. Lo zolfo lo abbiamo lì, lo piazziamo immediatamente. Vedete, la cosa che non mi fa storcere il naso, che stavo dicendo e vi dicevo appunto di diffidare da questa cosa, è il fatto che si costruiscano immediatamente. Io sono un purista su queste cose e apprezzo sempre quando c'è qualcosa di, diciamo, dettagliato. Allora, iniziamo a comunicare con la miniera. Ora dobbiamo costruire una miniera di sabbia che tecnicamente dovrebbe poterla scavare ovunque, quindi la mettiamo qua. Dobbiamo fare sempre attenzione quando posizioniamo queste cose perché poi c'è il traffico in strada. Ora dobbiamo fare una miniera di cemento e il cemento tecnicamente dovrebbe, non è qui perché qui c'è il ferro, la miniera è qua. Vedete che possiamo fare in gioco in italiano, tra l'altro c'è qualcosina non tradotta ma poca roba. Questa è la fabbrica di cemento che usa lo zolfo e la sabbia, quindi con lo zolfo e la sabbia produciamo il cemento che è alla base della costruzione di tutto, quindi la mettiamo qui così possiamo farla portare immediatamente. Ma al momento ci manca energia, quindi andiamo a posizionare una turbina eolica, la piazziamo qua in mezzo con un'efficienza del 100% e andiamo a pianificare una costruzione che parte da qua e va fino a questa zona qua in modo da poter alimentare tutti. E vedete che adesso iniziano tutti a lavorare. Ok. Qui dice semplicemente che gli manca lo zolfo, ma lo zolfo arriverà, infatti si vedono già i primi camion qua. Vabbè, un po' da ottimizzare, ma va bene. Ora dobbiamo costruire un deposito che troviamo qui, poi andiamo a vedere bene come funziona. Il deposito è veramente immenso come dimensione, vediamo se sarà poi uguale come lo piazziamo. Beh, preferisco non toccarlo in modo che me lo allinei già in automatico alla strada. Quindi mettiamo il magazzino lì, il deposito. E ora iniziamo l'habitat di base, quindi qui troviamo al momento questo insediamento. L'insediamento potrà crescere e vedremo poi come fare. Al momento ha bisogno di ossigeno per poter ospitare gente, quindi si va qui in questo settore dove ci sono questo menu, dove ci sono varie cose, tante da sbloccare, perché come vi dicevo c'è la ricerca. Piazziamo questo e questo genera ossigeno e carbonio, quindi ossigeno e carbonio. L'ossigeno poi viene mandato direttamente di qua. Ora dobbiamo costruire uno spazio porto, quindi per consentire alle persone di arrivare in zona, quindi lo piazziamo qui, magari non così vicino, metti che può dar fastidio. 150 di cemento spesi, vedete che inizia già ad arrivare della gente. Il tasso di immigrazione è alto, arrivano in 10, lo spazio è per 8, come vedete qua. Come fa a crescere? Beh, eccolo, creando cibo di sopravvivenza l'insediamento salirà a livello successivo aumentando la sua capienza, quindi dobbiamo raggiungere il numero di abitanti, va bene, come missione dobbiamo fornire cibo di sopravvivenza, quindi per fornire cibo di sopravvivenza dovremo andare adesso ad aumentare, poi ce lo spiega, lo so già ma potrei già dirvelo, però vabbè.
Qua sotto ci spiega come funziona. Qua abbiamo l'acciaio, qua abbiamo l'energia prodotta, consumata, abbiamo la popolazione, abbiamo i posti di lavoro, abbiamo gli alloggi e abbiamo il cemento che ci serve appunto per costruire tutto. Vi spiego, per la costruzione serve la ricerca. La ricerca, come vi ho detto, 34 ricerche diverse. Al momento parliamo di un early access che deve ancora uscire, già in italiano. Dovremo cercare l'agricoltura. Una volta fatta l'agricoltura, inizieremo a produrre cibo. Il cibo andrà a riempire questa bara e una volta che la bara sarà piena, l'insediamento cambierà anche aspetto, aumenterà la propria capienza e richiederà un altro pannello di ricerca, che in quel caso sarà, che ho già visto, gli elettrodomestici. Quindi in quel caso pannello di ricerca, elettronica e poi elettrodomestici, in modo da potergli aumentare la vita, lo stile di vita. Inizio già a portarmi un pochino avanti perché dovrò fare una miniera di ferro che piazzerò qui e ho bisogno di una strada. Basta metterla vicino, poi la fa comunicare da solo, e ha bisogno anche di alimentazione, quindi tanto ci manca una persona sola per... Intanto portiamo qua il pannello elettrico. Allora, ora vi spiego come funziona la ricerca. La ricerca, abbiamo il laboratorio che piazziamo qui. Dopodiché è un po' come funziona su Factorio. Ogni ricerca, come potete vedere qui, richiede un tipo di... diciamo ricerca colorata, questo simbolino dell'atomo, no? Questo è quello blu, poi vedete c'è quello verde, quello giallo e basta, il quello rosso. E infatti esistono i vari generatori di risorse. Allora andiamo a piazzare il pannello dell'edificio della ricerca blu. L'edificio della ricerca blu ci chiede, per la produzione di un atomino, chiede ferro, ed è il motivo per cui ho fatto la miniera di ferro, che attualmente non funziona, però è perché ho sbagliato a metterla, non l'ho piazzata giusta sulla risorsa, quindi la andiamo a mettere giusta. Allora, miniera di ferro. No, è rame, sono un coglione. Non è il ferro quello, quello è il rame. Devo metterlo qua, il ferro è qua. Infatti ho fatto una cavolata. Lo piazzo qui, infatti vedete che non è giallo. In questo caso andiamo a mettergli una strada. Strada, la facciamo magari non troppo... cacchio, bella lontana però, no? Non ci chiede neanche troppe risorse, però ok. E qua abbiamo fatto la minchiata, perché c'è ancora qualche problemino con il posizionamento delle strade. Quindi cerchiamo di metterla ok, così. Non gli piaceva perché qua aveva questa deviazione. E dopodiché piazziamogli anche il pannello elettrico. Continuo a chiamarli pannelli elettrici, ma in realtà sono i tralicci. Ne facciamo una linea che passa lungo la strada, in modo che alimentiamo tutta la strada, così che un domani si possa... Ho fatto la cavolata, ne ho piazzati due vicini. Ok, adesso funziona. Ok, ora abbiamo la produzione di ferro, che ci metterà una vita ad attraversare questa autostrada nei terreni presumibilmente di Marte. Porterà il ferro all'interno di questa struttura e, insieme al carbonio che viene prodotto insieme all'ossigeno da questo trasformatore atmosferico, inizieremo a produrre il simbolino qui dell'atomo, della ricerca, e inizieremo a sviluppare l'agricoltura. L'agricoltura andrà poi a sbloccarci l'edificio della fattoria semplice, che piazzeremo magari qua vicino, e inizierà la produzione di cibo di sopravvivenza. E a quel punto salirà anche questo, cambierà l'aspetto dell'insediamento iniziale. Il gioco non porta nulla di nuovo, ma è senz'altro promettente, calcolando quanto è giocabile ora e quanto poi lo potrebbe diventare con lo sviluppo. Mentre aspettiamo che comunque i camion arrivino
da là, perché infatti qua non c'è produzione né di camion né di mezzi di trasporto, gli edifici vengono istantaneamente costruiti, sono tutte cose che andranno sistemate, o magari no. Qua abbiamo la miniera di rame, alluminio, iridio, uranio, poi abbiamo le fabbriche con le grandi miniere di sabbia, zolfo, ferro, rame, alluminio, uranio, iridio, adamantio. Trivella colossale, una roba immensa. Questa è la fabbrica di componenti elettronici, microchips, processori neurali, motori, nanotubi, lega di iridio, oloschemi e nuclei di radiazione. Abbiamo le fabbriche, le industrie, quindi cemento, l'acciaieria, la fabbrica di elettrodomestici, la fabbrica di computer, robot domestici, robot industriali, alta tecnologia, intrattenimento educativo VR, virtual reality, e fabbrica di carburante l'iridio e fabbrica di unità di controllo IA. Poi abbiamo questo delle industrie, che sono i vari edifici di produzione di tipo di ricerca. Abbiamo, oltre allo spazioporto, abbiamo il centro di riciclaggio, arricchimento del suolo e poi i grandi cartelloni. Questo è per la sopravvivenza, quindi trasformatore atmosferico d'ossigeno, di carbonio, fattoria semplice, fabbrica di fertilizzante, verdure, laboratorio carni e fabbrica delle pietanze. Questo al momento è l'unico habitat che abbiamo. E qui invece abbiamo delle aree ricreative, quali uno stadio, una scuola e un parco. E qua, vabbè, ovviamente abbiamo sottostazione elettrica, turbina eolica, centrale energia solare, elettrica nucleare e reattori a neutroni veloci. Intanto stiamo iniziando a produrre, infatti ne abbiamo già prodotti 8. Devo cliccare sulla ricerca però, perché sono un pirla. Ok, una volta selezionata inizieranno a portare, vedete, escono i camion blu e li portano, e abbiamo fatto la ricerca. A questo punto possiamo andare a costruire l'edificio che dicevamo prima, quindi la produzione di cibi. Infatti, se andiamo a vedere da vicino è veramente molto bello, ma la cosa più bella ancora è il magazzino. Questo è veramente figo, guardate dentro. Cioè, vista così è veramente una figata. Ci sono delle finezze e altre invece che non ci sono, che è un peccato. Però sto parlando di un gioco che non è ancora uscito. Ora, soddisfiamo queste esigenze, quindi per fare i cibi. Li produce per conto suo, quindi senza bisogno di niente, quindi mi sembra strano che li coltivi così. Probabilmente partiamo già con dei semi e non ci viene detto, è trascurabile a livello di trama. Comunque stiamo per arrivare alla fine, e quindi una volta che tra 46 secondi, 45 insomma, questo raggiungerà il massimo, il nostro edificio qui si aggiornerà da questa capsula, che sembra una capsula di atterraggio su Marte. Andremo a fare il tutto. Tra l'altro stavamo andando anche a una velocità ultra veloce senza rendermene conto. Comunque vabbè, 5 secondi avremo l'aggiornamento, cambierà l'aspetto. Infatti siamo pronti per fare la nostra città. Abbiamo, vedete, elettrodomestici, quindi in questo caso possiamo andare a prendere la ricerca e fare elettronica. Ora inizierà a produrne altri, ne abbiamo prodotti 8, infatti iniziamo già a portarli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Li stiamo portando, siamo già a metà della ricerca. Vediamo i livelli della città. Questo è un piccolo tutorial che ci spiega come funziona. Cliccando qua abbiamo i livelli. Bisogna aggiornare i tuoi habitat. Ok, barra di progressione. Ok, quello che vi avrei fatto vedere ora. Siamo a livello 2 come habitat. Poi possiamo passare a livello 3 fino al 6. Qua abbiamo invece, come City Skyline, la possibilità di puntare o meno sulla produzione di determinate risorse. Poi quello che consumiamo, quello che produciamo. Consumiamo più sabbia di quella che produciamo. Vabbè. Mentre invece siamo abbastanza bilanciati per le altre. L'unica è la sabbia, appunto. Poi qua abbiamo
i posti di lavoro che sono in aumento, la popolazione che è in aumento, gli alloggi e anche il tasso di immigrazione che invece è sempre stabile. Qua abbiamo invece la possibilità di creare dei distretti, vedete qua non è ancora tradotto, ma glielo si può anche perdonare. Qua sotto invece abbiamo le visualizzazioni, quindi l'efficienza dell'edificio. Vedete che la vicinanza tra questo e questo porta a un più 8%, infatti la sua efficienza è adesso al 108%, quindi sta over e in over, diciamo, di quello che potrebbe fare normalmente. Intanto stiamo facendo la ricerca, stiamo per completare l'elettronica, ci sbloccherà la miniera di rame e la fabbrica di componenti elettronici. Il rame, come si sa, è fondamentale nella produzione di componenti elettronici. Quindi attendiamo che finisca quella produzione lì, quella ricerca lì, e poi andiamo a subito, appena esce un camioncino blu, direi che siamo a posto. Ormai lo stiamo per produrre. Eccolo che esce e adesso va, consegna e avremo completata la ricerca. Presumo, eh? Sì, infatti. Ora possiamo costruire, vedete, due nuove cose. La fabbrica di componenti elettronici che ci chiede il ferro e il rame. Ma prima di tutto andiamo a farci la miniera di rame, che è lì dove avevamo già posizionato il nostro blocco, dovrebbe già essere alimentato. E quindi inizia già a produrre, ma non ha la strada, quindi gliela piazziamo. La produzione di segmenti piccoli al gioco non piace. Comunque ora abbiamo anche 193 di cemento, quindi possiamo fare facilmente la fabbrica di componenti che ci chiede. La mettiamo qui, eccola qui, inizierà la produzione di componenti elettronici. In questo caso possiamo tornare alla ricerca e dirgli di fare questa fabbrica di moduli scientifici verdi, sì, che poi è per continuare la produzione, perché da adesso in poi potremo fare poco, arriveremo massimo qui, poi sono tutti almeno due moduli, ma io invece no, io faccio la ricerca degli elettrodomestici perché voglio far livellare nuovamente questo edificio. Quindi possiamo accelerare un pochino il tempo. Vedete che già i camion color rame stanno già trasportando tutto a destinazione, al magazzino che dovrebbe essere là in fondo, almeno no, li portano direttamente qua, li portano lì direttamente, niente deposito. Deposito potrebbe magari aumentare solo il massimale delle risorse che possiamo avere, magari no, non lo so. Intanto la popolazione è aumentata, stiamo consumando di più, però bisogna sempre fare attenzione a quello, perché potrebbe essere un problema andando avanti e dovremmo poter fare altri edifici. Io credo che adesso, se dovessimo fare un altro habitat, questo habitat partirebbe dal base e andrebbe fatto livellare, che è una meccanica interessante. Comunque il convoglio qui è bello da vedere, stanno proprio trasportando il mondo lì. Vediamo intanto qua manca un po' di ferro che sta arrivando, infatti c'è una gran necessità di ferro e hanno probabilmente un magazzino enorme quelli di questa fabbrica, perché entrano tutti e non ne esce nessuno. Vabbè, iniziano già a produrre moduli elettronici. Intanto vediamo come sta andando la ricerca. Siamo messi bene, siamo messi molto bene. Il ferro adesso viene ripartito tra questo magazzino e la fabbrica di componenti elettronici, quindi tra un po', continuo a premere ESC per sbaglio, tra un po' potremo portarci avanti e produrre elettrodomestici che io credo richiedano quelli che stiamo producendo qua, quindi ne avremo un po' da parte dopo. Ne produciamo due alla volta. Abbiamo un'efficienza però che non è altissima, è al 75%, non so perché. Comunque aspettiamo. Intanto qui si produce sempre cibo, quindi non dovrebbe essere un gran problema. Anzi, in realtà non vedo nemmeno il cibo qua come sopravvivenza della città, un po' come succedeva su City Skyline, dove comunque non il cibo, non la gente viveva, insomma, non era un survival strategico gestionale. Devo ancora capire se queste risorse qui finiscono e quindi dobbiamo distruggere e ricostruire la miniera da altre parti, ma al momento sembra praticamente sempre intatto.
15 su 20. Aspettiamo un attimino, metto in pausa un secondo e vediamo quando abbiamo completato. Ok, abbiamo sbloccato la fabbrica di elettrodomestici. Come il gioco non ci dice, siamo al massimo della popolazione e di conseguenza la gente che ci lavora è meno. Cioè, comunque alla fabbrica di componenti elettronici siamo 3 su 4 e quindi c'è la possibilità che adesso, facendo la fabbrica di elettrodomestici, non ci siano lavoratori. In realtà sta arrivando qualcuno, quindi è arrivato qualcuno. No, 3 su 4 anche qua, quindi possiamo già iniziare a lavorarci. Quindi quello che dovremmo fare è, adesso che la ricerca non sta producendo, o almeno stiamo producendo ma non stiamo ricercando nulla, perché in questo caso non si può andare oltre. No, credo si possa andare oltre. No, non si può. Non si può andare oltre, probabilmente perché dovremmo ricercare tutto qui. Infatti non è sbloccata. Dobbiamo fare la cittadina piccola. Ah, ok, poi ci diventa la cittadina grande e poi la città. Quindi di conseguenza io farei un esperimento e metterei un altro insediamento qui, che così cresce per conto suo. Gli manca l'ossigeno, dovremmo fargli anche una produzione di ossigeno qua vicino e rischiamo però di... ah no, 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 non ancora, di dover fare altre cose, altre turbine eoliche. Vediamo se abbiamo modo anche di aumentare i pannelli solari. Sì, dobbiamo fare l'acciaio e poi la produzione di pannelli, però ci serve il modulo verde, quindi dovremo ricercare la scienza verde. Comunque, attendiamo che venga prodotto l'elettrodomestico. Adesso il ferro sta arrivando, quindi tra poco inizieremo a farli salire ancora di livello. Questo invece è già salito, si è aggiornato adesso, quindi abbiamo tecnicamente più spazio adesso per ospitare la gente. Infatti adesso stanno andando tutti a consegnare il ferro e iniziamo a produrre. Efficienza 75%, non è altissima come efficienza, però adesso completiamo e vediamo quanti dobbiamo farne di elettrodomestici per farli salire. Ok, ne abbiamo prodotti due che vengono già, penso, consumati. Sì, l'habitat è pieno, soddisfa i bisogni supplementari per farlo aggiornare. Ok, tecnicamente dovrebbe già salire tra poco. Abbiamo già accelerato il tempo, quindi attendiamo che vengano prodotti altri elettrodomestici e vengano introdotti all'interno dell'habitat, in modo che lo vedremo più avanzato. Quindi diventerà tecnicamente una città piccola. No, è un habitat decente, quindi non è ancora una città. Questo se sta anche lui salendo. Attendiamo qualche minuto e vediamo se riusciamo a vederlo completato. Ok, si sta per aggiornare. Mancavano 30 secondi, poi si è interrotto. No, 58 secondi adesso su questo, quindi a breve diventerà un habitat ancora più grande. Vediamo se questo... no? Beh dai, qua ci siamo quasi. Quindi 30 secondi, ovviamente meno di 30 secondi perché sta andando veramente veloce, direi una quindicina. E così scopriamo cosa diventa ora questo insediamento, questo habitat, questa dome, come si definisce. Ok, è una dome davvero. Ora è un habitat confortevole. Ora per salire di livello, beh, intanto è aumentato di 2. Gli serve computer e parco. Quindi il computer, per produrlo, dovremo andare nella ricerca. E il computer serve qua. Però non abbiamo ancora la cittadina piccola, quindi dovremo continuare con questa ricerca. Eh sì, probabilmente sì. Quindi cercheremo la scienza verde e vediamo. Adesso abbiamo un po' di ricerca prodotta, quindi potremmo salire brevemente. Ragazzi, questo era Infraspace. Fatemi sapere che cosa ne pensate, benché non innovi nulla, è davvero promettente e interessante. Fatemi sapere. Intanto c'è anche una roadmap
Garantite per l'accesso anticipato ci sono semafori, cartelli stradali, i treni e il grande progetto di fine partita, un po' come Dyson Sphere Program. E poi è possibile votare per varie cose, tra cui sistema di felicità, il supporto delle mod, una telecabina per andare in montagna, vabbè, tubi per liquidi e gas assolutamente da votare, sistema di riscaldamento, ciclo giorno-notte assolutamente, riscaldamento anche, incendi e crimine non mi interessano più di tanto, macchine volanti per i lavoratori assolutamente sì, i disastri naturali assolutamente sì. Quindi io direi anche un sistema di felicità e perché no anche questo, io voto tutto, è una cosa messa così perché secondo me tutti votano tutto, anche se in realtà al momento sta vincendo i tubi per liquidi e gas e mi permetto di condividere. Mentre il grande progetto e questo li voto, i cartelli stradali insomma mi interessano meno. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Infraspace e alla prossima e ciao ciao.